Il decreto legislativo 8 marzo 2006, numero 139, all'articolo 13 dà una definizione di prevenzione incendi. La prevenzione incendi è quella funzione di preminente interesse pubblico che ha l'obiettivo di sicurezza della vita umana, incolumità delle persone e tutela dei beni e degli ambienti circostanti. Attraverso cosa? Attraverso la sperimentazione e lo studio di normative, di regolamenti e di provvedimenti che sono atti ad evitare un incendio e gli eventi connessi a tale fenomeno. Il 2019 è l'anno delle novità in materia di prevenzione incendi. In particolare, dal 6 maggio 2019 sono in vigore le misure gestionali per una corretta gestione e prevenzione degli incendi per gli edifici di civile abitazione. Parliamo del decreto ministeriale 25 gennaio 2019. Per quanto riguarda invece le attività ricettive turistico-alberghiere, le normative antincendio di riferimento entreranno invece in vigore il 30 giugno 2019. Il 23 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 12 aprile 2019 che apporta delle modifiche sostanziali al decreto ministeriale del 3 agosto 2015 in materia di prevenzione incendi. Tale decreto del Ministero dell'Interno è un ulteriore passaggio che porterà il codice ad essere la normativa di riferimento nel settore della prevenzione incendi ed inoltre sposta l'approccio della normativa da un approccio di tipo prescrittivo ad un approccio di tipo prestazionale. Il decreto ministeriale 12 aprile 2019 apporta due modifiche fondamentali, ovvero l'ampliamento del campo di applicazione e l'obbligatorietà di utilizzo del codice in specifici casi. Per quanto riguarda l'ampliamento del campo di applicazione, ad esempio tra le attività che sono state aggiunte c'è quella degli stabilimenti e degli impianti che producono o detengono sostanze instabili che da sole possono dar luogo a reazioni pericolose con o senza la presenza di catalizzatori. Il codice di prevenzione incendi, che attualmente è utilizzato a discrezione del professionista, quindi diventa obbligatorio in determinati casi e facoltativo invece per altri. Ad esempio è obbligatorio per tutte quelle attività che rientrano nel campo di applicazione e che non sono dotate di regole tecniche verticali e che sono di nuova realizzazione. Il codice di prevenzione incendi è applicabile agli interventi di modifica di attività esistenti. A condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti per le attività che non rientrano nell'intervento siano compatibili con l'intervento che dovrà essere realizzato. Inoltre sarà possibile applicare ancora le regole tecniche tradizionali anche alle attività dotate di regole tecniche verticali. A 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi il 20 ottobre del 2019 sarà applicabile volontariamente dai professionisti il codice ed entrerà in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi. È anche prevista una rivisitazione e una rielaborazione del testo delle regole tecniche orizzontali. Al fine di presentare tali novità,
Ares, Associazione Ricerca e Sviluppo, organizzerà una serie di eventi volti a supportare la corretta lettura e interpretazione delle nuove regole tecniche antincendio. I temi presentati tratteranno della normativa in vigore e in particolar modo del decreto ministeriale 12 aprile 2019, ovvero sulle novità che saranno apportate dal decreto ministeriale, cioè l'ampliamento del campo di applicazione e l'obbligatorietà dell'utilizzo del codice per alcuni specifici casi. Inoltre verrà trattata la questione delle misure di sicurezza e quindi dei requisiti di sicurezza e delle misure di evacuazione antincendio. Il primo convegno si terrà il giorno 27 giugno 2019 presso la sede della PSB SRL di via Medina 5 a Napoli e sarà incentrato sul codice di prevenzione incendi e sulle misure e procedure da adottare e sui profili di rischio. Ai partecipanti al convegno regolarmente iscritti all'albo degli ingegneri saranno erogati 3 crediti formativi professionali. A coloro che saranno presenti al convegno sarà riservato uno sconto per l'iscrizione al corso di formazione sulle nuove regole tecniche di prevenzione incendi. Thank you.